Da dove provieni e quando nasce la passione per la musica? Allora, io non sono toscano, io sono un romano che è venuto in Toscana nel 2009 perché ho conosciuto il mio compagno a Roma per caso, per puro caso, quella sera dove non dovevo andare neanche a ballare a Roma, lui non doveva da Lucca andare a Roma, cioè c'è stata una serie di coincidenze. Ho conosciuto Michele nel 2009 e dopo 4 mesi ho fatto la follia di scappare da casa e sono venuto a stare in Toscana. Quindi sono circa 15 anni che sto qui. Già suonicchiavo, nel senso che io ho iniziato ad ascoltare musica da bambino, praticamente. I miei genitori mi hanno fatto che erano molto giovani e quindi ancora continuavano ad andare magari a delle feste, comunque Ah, quindi anche tutto. loro vivevano l'ambiente, insomma. Sì, assolutamente. E mi portavano con loro. Ora dice, bisognava levarglielo sto ragazzino a quell'età, però no, andavo comunque a delle feste con loro. E mi ricordo che mi innamorai di tutto quello che poteva essere non solo la musica, perché ero piccolo, non avevo la percezione di cosa poteva essere bello o brutto, ma tutto ciò che riguardava le luci, L'ambiente. tutto l'ambiente, ero innamorato Interessante. da quello. E quando hai pensato allora di intraprendere insomma questa strada come DJ? Quando è che c'è stata la scintilla per dire ok, posso fare io musica, posso io andare a suonare? Ma quello è arrivato inconsapevolmente nel corso del tempo e non ho avuto un momento preciso, anche guardando qualcuno dove ho pensato voglio fare questo. Tra queste amicizie di mio papà e mia mamma, ce n'era una, questo Riccardo, che insomma mi voleva particolarmente bene ed era quello che portava tutte le luci, l'impianto e tutto. Crescendo ha deciso di regalarmi tutto, quindi io a 8 anni mi sono ritrovato una cameretta con delle teste mobili, uno strobo, una sfera e facevo le feste. Io in quarta elementare ero già un PR. Cioè, una roba. Io già organizzavo le feste con, cioè, un bel impianto, le luci. Mio papà vendeva le finestre in quel periodo, le vende anche ora, ma già all'epoca, e aveva questa moquette celeste che usava per le fiere. Io gliela prendevo per fare le feste e in garage mettevo moquette, mi sono fatto costruire un cubo, perché era anche falegname, con tutte queste luci. Quindi ti puoi Pazzesco, immaginare, a 10 anni già c'era una situazione pazzesca. pazzesco. Come hai trovato poi col passare tempo la tua ricerca e il tuo suono? Come è venuto fuori? Ovviamente sempre vivendo il club, immagino comunque le feste, però come è stata la tua ricerca musicale? Allora, io non ho vissuto un clubbing quando ero piccolino, anche perché io vengo da San Felice Circeo, che è comunque un posto di provincia, non c'era un clubbing all'epoca, c'era un locale soltanto frequentato da persone adulte, quindi io ho iniziato praticamente a ascoltare la musica tramite mio papà. Il primo album che ho ascoltato che mi ha, credo, influenzato tantissimo anche il gusto è stato un album degli Enigma, che era questo gruppo. Anni 90, di musica elettronica con una connotazione religiosa, cioè una roba malata. E se voi andate su internet e mettete Enigma album, vi appariranno questi album di musica elettronica, ma era anche religiosa Ok, ho capito. come suono. Ed era Certo, di molto base, spirituale. era un po' spirituale, quindi mi è rimasto un po' quel gusto di groove, ma un po' spirituale, un po' ipnotico. Quello me lo sono portato poi nel corso del tempo. Ho iniziato a concretamente mettere dischi e suonare quando Michele mi ha portato in Toscana, Firenze mi ha Ti ha coinvolto? battezzato sotto questo aspetto, ecco. Se ci sono esperienze belle che hai vissuto, se fai parte di qualche gruppo, se anche produci. Esperienze, io credo un po', io sono molto nostalgico, sono un po' piagnone io. Quindi la parte diciamo più bella appartiene ai primi anni che ho vissuto a Firenze. Quell'emozione nel stare in mezzo, essere circondato da tante persone che comunque non avevo mai visto prima e frequentare per la prima volta dei locali, quello è stata un'esperienza incredibile. Quindi le prime cose, seppur piccole, seppur in uno stadio iniziale, sono secondo me quelle più genuine, quelle più belle. Nel corso del tempo poi ovviamente mi sono avvicinato a delle persone, tra queste Riccardo Baez, quello con cui diciamo ho avuto l'approccio più solido. Attualmente io infatti faccio parte di questo collettivo che si chiama Tropical Animals e sono DJ resident dal 2015, oramai. Perfetto. E ovviamente questa cosa mi ha portato a suonare con artisti importanti. Ma al di là di quello dell'artista, la cosa che mi ha dato la possibilità veramente di esprimermi è far parte di un
tipo di collettivo che non ha compartimenti stagni per quanto riguarda il genere musicale. È una filosofia, diciamo, abbastanza aperta. Assolutamente okay. Aperta. Io a volte parlando mi chiedono che genere di musica fai. Tutte e nessuno, nel senso io non mi sono mai identificato con un genere particolare perché ho sempre avuto la possibilità di esprimerti di come esprimermi. Volevi. Che è un gran, una cosa bella che non è neanche scontata dal giorno d'oggi, no, ecco, devo dire. No, ma io infatti mi reputo, io sono molto riconoscente a questa cosa e mi reputo anche fortunato. Anche per la mia natura stessa ho sempre okay. Odiato le etichette. Non mi sono mai piaciute né le etichette, ma non soltanto a livello personale, anche un po' a livello di vita quotidiana. Okay. E per me questa è la mia vita. Quindi è semplicemente un appendice la musica rispetto a quello che sono io. Io posso suonare in un warm up un'ora e mezza di set ambient, posso suonare a chiusura e fare okay. Techno. Come vedi il pubblico e come riesci poi a capire quello che piace, no? Come te lo vivi il rapporto col pubblico? Ma è essenziale, cioè nel senso uno vive grazie all'altro, nel senso se non ci fosse un DJ a suonare non ci sarebbe automaticamente un pubblico, quindi questa cosa è molto importante. Io ho anche una responsabilità quando certo. Suono, che non è soltanto quella di proporre completamente quello che piace a me. Forse è un po' drastico come discorso, però io penso sempre se sei lì a ballare hai pagato un biglietto e quindi d'accordo. Vuol dire che automaticamente io sono, tra virgolette ovviamente, il tuo spettacolo e devo cercare di farti divertire. È come andare a un concerto magari assolutamente. E vedi un cantante. Assolutamente. Assolutamente, anche perché io magari da DJ la vivo in modo professionale la cosa. Se uno va a empatizzare con la persona che ha davanti, pensa magari che quella persona ha affrontato una giornata tremenda al lavoro, è un periodo orribile, ha anche bisogno la sera di svagarsi, però va certo. Fatto con cognizione di causa. E te comunque in parte tu sei colui che lo può permettere di divertirsi o comunque sì. Non pensare a ciò che ha avuto, certo. Sì, assolutamente. La chiave di volta secondo me è un attimo non avere mai troppo egoismo anche in quello che uno promuove e uno fa, soprattutto parlando dalla parte del DJ ovviamente. Io ho sempre avuto un po' questa sensibilità, io non è che sappia fare 100.000 cose, io... Certo. Per me questa è una delle cose che mi riesce meglio. Non ho bisogno di inventarmi grandi cose. Io è come se avessi un feeling con le persone certo, davanti. Certo, hai trovato questo che diciamo è il tuo, è quello che sai fare bene. Ecco. Sì, credo che sia una cosa che mi riesce bene. Però attenzione, non vuol dire mi riesce bene no, suonare. No, perché, assolutamente. No, cioè, sennò poi uno no, sembra... No, per l'amor di Dio. No, a livello proprio di vissuto, di passione no, proprio si parla. No, comunque. No, no, sì, sì. Ci sarebbero, diciamo, obiettivi o traguardi che ti piacerebbe raggiungere o che sta, diciamo, cercando di raggiungere? Quasi che era uno spaccato perché io non sto, mio malgrado, vivendo di musica. Quindi okay. Come tante persone che fanno questo come hobby, comunque anche come secondo lavoro, io ho un secondo lavoro che a me piace, però ovviamente questo mi appartiene di più. Quindi l'obiettivo potrebbe essere nei prossimi anni riuscire a avere solo questo, ecco. A crearmi un'indipendenza derivata da questo, okay, da questo lavoro. Io ora spero tu ti sia divertito e tu sì. Ti sei sentito a tuo agio, libero come appunto piace a te nella libero, filosofia di... scalzo, perché scalzo. Poi io proprio prendo, poi mi dai un dito, prendo un braccio, però io suono scalzo. Qui sei a casa tua, quindi devo fare quello che sì. Vuoi. Sì, sì, ti sì. Ringrazio e quando vuoi passare ci trovi qua. Grazie okay, mille. Grazie, ciao.